Del lancio del primo Varenna Fisica Festival. Che per due settimane percorrerà i luoghi della nostra provincia in una kermesse dove scienza e spettacolo ci faranno conoscere questa affascinante materia. Il programma aggiornato lo trovate sul sito www.varennafisicafestival.com. Un benvenuto alle autorità, agli illustri ospiti, un welcome agli ospiti che da lontano questa sera sono venuti a Varenna, sul nostro territorio, nella nostra provincia, per dare avvio a questo festival che la Presidente Sirtori, che è poi la persona a cui così è venuta questa ispirazione, e così un pomeriggio nel mio ufficio in provincia ha voluto illustrarmi per sommi capi quello che poteva essere l'iniziativa che stasera inauguriamo. Come lei diceva, è una sera importante per il nostro territorio, ma direi per la fisica, perché in un luogo simbolo della fisica in Italia, ma non solo in Italia, anche a livello internazionale, questa sera diamo vita ad una kermesse che si snoderà sull'intero territorio provinciale e che avrà una miriade di appuntamenti che hanno, credo, uno scopo fondamentale, cioè quello di avvicinare un tema non sicuramente semplice e tradizionalmente alla portata di tutti, come quello appunto della scienza, della fisica, e renderla comprensibile e in qualche modo vicina a tutti. Ci saranno momenti per tutti i gusti, momenti per tutte le età, addirittura anche dei percorsi per i bambini, per avvicinarli alla scienza e alla fisica. Sicuramente un grande e importante dato di questa kermesse, di questa serata, è che per la prima volta probabilmente il nostro territorio conosce un numero così alto di eminenti personalità che sono venuti e verranno nei prossimi giorni a farci visita e saranno parte integrante di questo spettacolo e di questi spettacoli. A Rossella, che ha voluto fermamente questo festival, grazie a tutti voi, a tutte le autorità che sono intervenute e soprattutto ai fisici, agli scienziati, ai premi Nobel che continuano anno dopo anno a qualificare Varenna come centro di cultura e di scuola di fisica internazionale. Invito a dire le motivazioni che hanno indotto il Comune di Mandello a partecipare a questa straordinaria dimensione culturale e scientifica che Rossella Sirtori ha avuto il merito di organizzare. Noi crediamo fortemente che proprio nei tempi in cui ci sono le crisi economiche e finanziarie, in cui tutti siamo preoccupati per i destini delle nostre comunità, dell'Italia, dei paesi europei, investire in cultura sia un valore importante. E non solo e non tanto perché la cultura aiuta l'economia, aiuta a sviluppare anche possibili scenari di investimenti economici, commerciali, ma la cultura ha un valore in sé, quella scientifica anche ovviamente, soprattutto questa sera, che è il valore immateriale della conoscenza, inestimabile, che è il valore della contemplazione, che è il valore dell'emozione, che è il valore anche della consolazione, perché la cultura aiuta a consolarci tante volte di fronte alle fatiche del quotidiano e alle nostre vite personali, di uomini, di sindaci, di politici, di persone sostanzialmente. Ho accolto l'invito di Rossella a dire perché Merate c'è, perché sono qua stasera. Per due motivi fondamentali. Il primo è per una passione mia personale che ho verso la fisica, che da giovane ho studiato un po' così facendo quegli studi di elettronica, per cui per me è un po' un ritorno al passato. Il secondo motivo è perché a Merate abbiamo l'Osservatorio Astronomico di Brera, che è uno dei centri di eccellenza italiani nel campo dell'astronomia,
è un centro di ricerca scientifica, si fa della didattica, si fa della divulgazione. Ogni anno a Merate vengono circa 4.000 persone a visitare l'osservatorio, e quindi per noi è stato quasi un obbligo, un dovere morale essere qui presenti e far parte dell'organizzazione e fornire il nostro supporto. Saluto del sindaco Virginio Brivio, che al di fuori di ogni retorica è veramente felice che questo festival inauguri e che esista sul nostro territorio. Troppo spesso in Italia, questo non succede in Europa, non succede nei paesi anglofoni, troppo spesso in Italia la scienza non viene considerata cultura. Ho avuto mio malgrado l'avventura di ascoltare sedicenti intellettuali vantarsi di non sapere fare un integrale. Non sono capace neanch'io, ma almeno mi vergogno. Questo festival ci dimostra in maniera limpida e cristallina non solo che la scienza è cultura, ma che può anche essere spettacolo e che può raggiungere, intrattenere un vasto pubblico. È per questo che la città di Lecco, il capoluogo di provincia, si è messa completamente a disposizione con tutti gli spazi necessari per ospitare gli splendidi eventi in programma. Ma questo festival ci insegna anche che in tempi difficili come i nostri, che in tempi di crisi, si può e si deve investire in cultura. Signori, signore, signor Presidente, signori sindaci, è un grande onore per tutti noi del Passion for Light. Abbiamo passato qui due giornate incantevoli a parlare della luce in tutte le sue forme, in tutte le sue declinazioni, e è un onore concludere con l'inaugurazione di questo festival. Festival che, come già stato detto, sta riscuotendo molto entusiasmo, perché la luce è proprio un motore, è un qualcosa che ci rende tutti particolarmente allegri e vivaci, perché fa parte della vita stessa, fa parte della scienza. È stato un tema subito adottato, perché il Varena Physical Festival ha avuto una serie di sponsor di altissimo livello scientifico. C'è il CNR, c'è l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, l'Istituto Nazionale di Astrofisica e il CERN.